isolata una strada ad Arezzo ad Emanuela Loi, la giovane poliziotta della scorta di Paolo Borsellino che perse la vita nell'attentato di Via D'Amelio a Palermo il 19 giugno del 1992. Molto importante il ricordo di questo sacrificio e farlo sul territorio alla presenza delle ragazze e dei ragazzi delle scuole, i giovani che debbono conoscere i periodi della nostra storia recente difficili, messi attaccati in maniera terribile dalla criminalità con grande sacrificio, ma anche superati grazie al lavoro, al senso del dovere di tanti. L'intitolazione è stata su iniziativa dell'allora consigliere comunale, oggi assessore della giunta Ghinelli, Giovanna Carlettini. Sono commossa perché è una cosa secondo me eccezionale, perché chi passerà di qui vedrà questa strada intitolata una donna coraggiosa, una giovane donna coraggiosa. Alla cerimonia anche la nipote di Emanuela Loi, che con la zia condivide non solo il nome ma anche l'orgoglio di indossare la divisa della Polizia di Stato. Anche il valore femminile, no, all'interno della Polizia di Stato, anche questo oggi forse si ricorda. Tante donne, quindi vuol dire che la passione prende tutti noi, quindi a partire dalle istituzioni anche alla gente Emanuela Loi, quindi noi salutiamo veramente con piacere la scelta che ha voluto fare Emanuela, io direi la nostra Emanuela.